stop. What? Bye. Il Brindisi non riesce a trovare la prima vittoria della stagione, nonostante il cambio di allenatore. Problema tecnico o mentale? La Fidelis Andria di Scaringella ha cambiato volto e ancora il Casarano vince in rimonta una gara con l'ottimo Matera. Primo stop stagionale per la Virtus Francavilla ad opera della Palmese. Di questo e di tanto ancora parleremo questo pomeriggio a Lunedì Puglia. Buon pomeriggio, ben ritrovati da Antenna Sud. Subito una saluto agli ospiti in studio, ritrovo con piacere il collega Nicola Vacca. Ciao Nicola, ben ritrovato. Sì, buon pomeriggio, grazie Cristina per l'invito. Poi ho il parterre dedicato agli allenatori alla mia sinistra, Claudio Clementini, ben ritrovato mister. Buon pomeriggio Cristina. Accanto a lui Nicola Catalano. Ciao Cristina. Mister al quadrato, ben ritrovato Nicola. È stata probabilmente per certi versi durante lo svolgimento delle gare del campionato di Serie D Girone H per Pugliese e Lucane abbiamo visto maturare alcuni risultati e poi come nel caso del Casarano che ha rimontato veramente poco prima che terminasse il match abbiamo visto ovviamente la forza di alcune squadre. Andiamo a vedere con la grafica i risultati che sono maturati in questa settima giornata del campionato di Serie D Girone H. Ugento Ischia, l'Ischia ha battuto appunto l'Ugento per 3-1, è finita 4-2 la gara tra Angri e Acerrana. Brindisi Costa Amalfi 0-0, il Francavilla Insigne ha battuto il Manfredonia 2-0. Matera Casarano 1-2 in rimonta la squadra di Mister La Terza. Nardò Fidelis Andria 0-2, continua questa striscia negativa del Nardò tra le mura amiche. Nocerina Gravina 2-1, un Gravina che comunque ha lottato con la capolista Nocerina. La Virtus Francavilla che è battuta dalla Palmese al stadio Novarredo Arena è finita 2-1 per i campani e la Virtus deve per un attimo, per una sola lunghezza, cedere il passo alla Nocerina. E ancora Fasano, Martina, Franca, Martina, è terminata 1-1 questo derby sentito da una parte e dall'altra. E allora, velocemente, vado subito a fare un giro di opinioni e questa volta voglio partire dalla parte bassa della classifica, anzi, dalla bassissima, perché non l'abbiamo ancora fatto mai in queste prime 8 trasmissioni. Voglio dedicare veramente l'inizio di questa trasmissione al Brindisi. Brindisi che è a meno 9, non è cambiato poi tanto, caro Nicola, con il cambio di allenatore. Dicevo prima nella presentazione della trasmissione dei nostri temi, problema tecnico o mentale, Ragno ha detto tutti e due. Tu come la vedi, Nicola? Diciamo che la situazione è dall'inizio è quella che è una situazione di decalage, di deficit molto importante a livello di classifica e quindi questo meno 12 da cui il Brindisi è partito. Nicola Ragno si è gettato in questa avventura, che secondo me è una vera avventura, perché non è facile recuperare e bisogna dire che la squadra, anche con qualche innesto, vedi Bottalico, certo, evidentemente non è ancora in grado di esprimersi, soprattutto a livello caratteriale, secondo il mio punto di vista, e le dichiarazioni del dopopartita di Ragno sono state emblematiche, perché è entrato, come si suol dire, a gamba tesa, certo, sulla sua squadra. Chi non è in grado di lottare, eccetera, può cambiare città. Ed è una dichiarazione molto forte, che appartiene un po' anche al suo carattere. Uno che è abituato a vincere i campionati si ritrova questa volta nella parte opposta. Un'altra sfida, ovviamente. Un'altra sfida per lui, però è chiaro che c'è da dire che forse l'organico andrebbe ulteriormente potenziato e forse lo farà la società con l'inizio dell'altro mercato. Non è facile cambiare in corso una squadra che era stata costruita, certo, un po' così, però per arrivare almeno al limite della zona play-out, certo, non dico di uscirne, ma no, ma l'obiettivo è quello, certo. Uno dovrebbe avere una squadra sui livelli di Nocerina, Casarano. Sono d'accordo con te. E allora, quelle che lottano per vincere. Ti interrompo un attimo e vado velocemente, veramente in sintesi, perché avremo tra poco il collegamento con il collega Davide Cucinelli. Per il Brindisi non parla nessuno, come abbiamo già raccontato nelle scorse settimane, motivo per cui l'avevamo sempre lasciata in chiusura della nostra trasmissione, ma ovviamente la situazione adesso diventa piuttosto difficile. E poi hanno colpito ai più le parole a fine gara di Nicola Ragno. Mister Clementini. Sì, sicuramente le dichiarazioni di Mister Ragno a fine partita sono state abbastanza pesanti. Come diceva Nicola, è entrato a gamba tesa
sulla squadra ci sono delle problematiche. Io credo che la situazione si sta complicando ancora di più. La classifica purtroppo non si riesce a muovere, quindi si fa fatica. Credo che l'unica possibilità che ha questo Brindisi è cambiare radicalmente a dicembre con 5-6 innesti. Mister Catalano, un attimo solo, perché abbiamo il collegamento con Davide Cucinelli, collega che segue il Brindisi. E allora andiamo a fare un po' un'analisi di quello che hai visto ieri, Davide. Soprattutto abbiamo puntato l'attenzione qui in studio sulle dichiarazioni post-gara di Nicola Ragno. Per qualcuno, come nel caso del collega Lavacca, diceva è un fan parte un po' del suo carattere, è entrato a gamba tesa il mister, ma riannodiamo i fili del discorso e partiamo da quella che è stata questo scialbo 0-0 tra Brindisi e Costa d'Amalfi, un'occasione persa per i biancazzurri di Ragno per almeno aggiungere 3 punti importanti e pesantissimi a questa graduatoria che adesso vede la squadra del capoluogo messapico a meno 9. Ben ritrovato, Davide. Ciao Cristina, buon pomeriggio ai tuoi ospiti, ovviamente telespettatori. Dicevi bene, dobbiamo partire da monte, quindi dalle aspettative di questa gara, quella che molti avevano definito una gara crocevia per il cammino della formazione biancazzurra, perché al Fanuzzi c'era una squadra terz'ultima in classifica, uno scontro diretto per la salvezza, si affrontava tra le mura amiche, una squadra che appunto anche dal punto di vista tattico poteva dare quel qualcosa in più per poter far giocare al Brindisi le sue opportunità di fare il risultato, ma così non è stato. Quello che ha maggiormente preoccupato, che quindi poi di conseguenza ha allarmato i tifosi e portato probabilmente anche a quello sfogo Nicola Ragno, che il Brindisi ha approcciato leggermente in maniera migliore il secondo tempo, ha creato un paio di occasioni negli ultimi 10-15 minuti, ma nulla più. Il primo tempo è stato a totale appannaggio della Costa d'Amalfi, che ha creato varie occasioni da rete, che ha sfiorato in più occasioni il vantaggio anche nella ripresa e che è sembrato fare la gara, quello che tutti si aspettavano avesse dovuto fare il Brindisi in questa approccio di gara, un Brindisi aggressivo, un Brindisi determinato. Infatti Nicola Ragno diceva: io sono abituato ai giocatori che lottano, che non tolgono la gamba, io sono abituato a fare un patto con i giocatori che mi rendano sul campo quello che io chiedo, quello che è la mia squadra, che non sento in questo momento. Un grido d'allarme abbastanza forte, probabilmente anche una provocazione, un po' anche la rabbia a caldo di questa mancanza di risultati che tardano ad arrivare, e probabilmente anche un problema mentale che si trascina dietro. Si è parlato più volte di questo e infatti tutto questo discorso è nato da una domanda che noi abbiamo fatto proprio in diretta durante Tribuna Centrale a Nicola Ragno su appunto le problematiche mentali di questa formazione, che sembrava in larghi tratti avere paura. E proprio su questo lui ha risposto dicendo: chi non ha la personalità di poter gestire una piazza del genere, una pressione così importante come la rimonta del Brindisi chiede, non è adatto per questa città. Poi in sala stampa, sempre sollecitato dalla mia domanda, ha allargato il discorso a tutto quello che abbiamo sentito. Quindi un segnale importante che arriva non solo dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista mentale, caratteriale di questa squadra, è quello che allarma ad oggi di più per un Brindisi che è chiamato a fare un'impresa. Intanto abbiamo visto le immagini da rigore netto, quello per il Costa d'Amalfi, che il direttore di gara non ha visto, giusto? Era anche regolare il gol del Brindisi. Assolutamente sì. E allora voglio intanto la tua opinione. Cioè, volevo tirare fuori un'opinione e poi fare una domanda al collega. Però, perdonami, ma Nicola Ragno era consapevole della squadra che andava a rilevare? E quindi io credo che la sua consapevolezza sia più importante di uno sfogo a posteriori di risultati, perché poi alla fine sono quelli che fanno la differenza. Lui ha avuto sicuramente delle garanzie prima di arrivare, delle garanzie di dover magari aggiustare in corso questa rosa. Allora io domando a Fabrizio, ma non credi Davide. Davide, perdonami Davide,
Non credi che le sue dichiarazioni, tanto lecite e giustificate quanto possano essere, siano un tantino fuori tempo per un discorso legato al fatto che il mercato, insomma, è un pochettino lontano ancora. E devi continuare con questa rosa. Io credo che sia stato, secondo me, più che un intervento a gamba tesa, un post-gara un pochettino fuori luogo, visto il momento, perché da un uomo della sua esperienza mi viene da dire che ognuno merita il regime che sopporta. Per cui, se lui ha accettato questa situazione e sa benissimo di dover andare avanti con questo gruppo, e non è Bottalico che può sicuramente dare quella scossa da solo, non credi che sia un'uscita un pochettino fuori luogo la sua? Davide. Allora, diciamo che l'analisi complessiva ha più o meno trovato i favori dei presenti, ma anche della città, dei tifosi, quindi molti hanno condiviso lo sfogo di Nicola Ragno, ma credo che sia anche dovuto al fatto, perché proprio nel giorno precedente io in conferenza stampa, in quella prepartita, gli avevo chiesto proprio notizie sul mercato per l'uscita di Pinotti e per l'arrivo che lui aveva annunciato la settimana prima di un paio di 2006 che avrebbe dovuto completare l'aspetto under in attesa dell'arrivo di qualche over in più che non c'era stato. Nella conferenza di ieri invece ha risposto anche sul mercato dicendo che a oggi, forse questo non si aspettava, c'è la difficoltà a trovare gente che accetti a venire a Brindisi. Lui ha detto: in una settimana io ho fatto circa 100 chiamate e la risposta che mi trovo quotidianamente quella: mister, ma sei a meno 10, mister, ma è una situazione difficile, mister, io ho una squadra dove non gioco ma ho una situazione più tranquilla rispetto a quella in cui mi dovrei andare a buttare. E quindi queste risposte negative che sta ricevendo, che probabilmente non si aspettava, dicendo anche che lui, lo staff, ma anche la società si sono messi a disposizione per intervenire, ma che questo muro che stanno trovando davanti non lo permette. Poi, parallelamente, come giustamente dicevi tu, ad oggi la squadra è questa, quindi su questo bisogna andare avanti. Se sia opportuno quello sfogo per come reagirà la squadra, probabilmente lo scopriremo mercoledì, perché da quello che ci ha detto lui, già nell'intervallo ha fatto un primo sfogo nello sfogliatoio dicendo che è entrato, ha detto solo due cose, la sua rabbia, ed è andato via. E quindi via quella reazione, dici, nella ripresa è dovuta proprio a questo tentativo di scuoterli da parte del mister. Può essere, poi i mister che sono in studio lo possono confermare, a volte succede per cercare di dare una scossa che si fa la sfuriata e si esce dallo spogliatoio all'intervallo. Succede, diciamo, anche questo è un minimo, diciamo, di reazione, anche se troppo poco c'è stato. Ha detto anche che avrebbe cambiato tutti gli 11 lui tra il primo e il secondo tempo se ne avesse avuto l'opportunità. Lo abbiamo pensato in realtà, Davide. Ti fermo perché voglio l'opinione di Nicola Lavacca, diciamo, molto in sintesi. Due mister. posso anche in parte condividere quello che ha detto Catalano. Non so, magari lui, anche se è venuto in una situazione particolarissima, molto delicata, però ha dialogato con questi calciatori, con questo gruppo, e quindi convinto di poter tirare fuori il meglio o il massimo addirittura. Non credi che poi, da un certo punto di vista, venendo meno questo scambio di fiducia, chiamiamo così, poi a ragion veduta ha avuto delle critiche nei confronti della squadra, perché probabilmente le sue sollecitazioni in settimana, durante la preparazione della partita, eccetera, gli avevano dato speranza di poter cambiare il corso degli eventi. È vero che il Costa d'Amalfi è una squadra, diciamo, alla portata. Certo. E tra l'altro faccio un esempio e una piccola parentesi. L'anno scorso c'erano 3-4 squadre veramente materasso o cuscinetto, se vogliamo. Quest'anno in coda ci sono squadre, che qualcuna in difficoltà come può essere il Manfredonia, eccetera, che venderanno cara la pelle. Sono d'accordo. E che hanno un passo diverso. Lo scorso anno, vi ricordate tutti, al di là poi della debacle del Barletta. Quindi questo scambio reciproco di fiducia, diciamo, di fare quasi un patto, non può aver dato poi la stura allo sfogo di Ragno? In sintesi, si Davide. Si aspettava di più anche a Davide?
Sì, no, è così perché Nicola Ragno ha usato proprio il termine patto, ha detto io sono abituato a creare questo patto con la squadra, ha anche detto durante l'allenamento ho visto delle risposte, so che ci può volere del tempo a trovare una sintonia, però dice solitamente le tempistiche sono più veloci. Volevo solo chiosare su quello di prima, perché ti dicevo, oltre a quello sfogo, so che oggi anche la società ha avuto un confronto con la squadra, quindi vedremo adesso, come dicevamo, Davide, per società intendi Giuseppe Roma presidente e Andrea Gianni direttore generale, ovviamente. Sicuramente Andrea Gianni, non so se ci fosse anche il presidente, però okay, il direttore generale sicuramente sì, ha avuto un confronto con la squadra e quindi bisogna capire se quello sfogo di ieri, questo incontro di oggi, possa portare ad avere una reazione, e questo lo dirà solo il campo ovviamente. Grazie, grazie al collega Davide Cucinelli. Tenuto conto però, che si gioca già certo, mercoledì. Mercoledì si gioca e poi venerdì c'è la tematica su Teleregione alle 21, Passione Brindisi, là andremo ancora ad approfondire meglio quanto accade in riva all'Adriatico, chiosare su questa questione perché abbiamo già Antonio Obiettivo, segretario, io chiamo direttore perché per me è sempre direttore, del Casarano, un Casarano. Ma andiamo a chiosare. Allora, questo Brindisi potrà farcelo o no, mister Clementini? Sicuramente con il mercato di riparazione avrà molte chance in più. Secondo il mio punto di vista, Ragno è rimasto deluso non dall'atteggiamento tecnico-tattico, ma proprio per quanto riguarda l'aspetto caratteriale di questa squadra, perché proprio sotto quell'aspetto la squadra è venuta meno e quindi lui un po' si è sentito tradito dalla squadra. Quindi ho capito che per tutti e tre in realtà la questione caratteriale è il problema numero uno di questo Brindisi, che ha, aggiungo io e lo aggiungo io, anche limiti tecnici. E allora andiamo allora, con... quando Nicola Ragno faceva il calciatore, io l'ho visto tantissime volte, immagino, una delle sue risorse era lottare e combattere, forse più del fatto tecnico, ed è rimasto dove così, era un po', come dire, ma era uno che correva di gran carriera, non mollava mai, quindi diciamo vedremo, che 11 dovrebbero essere come lui quando faceva il calciatore, adesso che tecnico esperto. Il Casarano, questo Casarano che ieri ha vinto in rimonta, una gara che si era complicata con il Matera, ma andiamo a salutare Antonio Obiettivo, buon pomeriggio direttore. Ciao Cristina, buon pomeriggio, grazie per l'invito, un saluto a tutti. Ovviamente sei rivesti il ruolo di segretario nel Casarano, ma per me sei sempre direttore, quindi così ti chiamerò anche in questa trasmissione. Allora, gara che si era messa veramente in salita, il Matera aveva segnato, nonostante l'inferiorità numerica stava portando a casa questi tre punti, ma poi cos'è successo? È successo che è venuto fuori, come è successo in realtà con il Brindisi, no? Dopo una sorta di gara di equilibrio, la forza del Casarano. È successo anche ieri, seppur con una Matera che non è paragonabile al fanalino di coda. Sei d'accordo, direttore? Sì, vabbè, è chiaro, ogni partita ha una storia a sé. Sicuramente la partita di ieri aveva delle difficoltà diverse, a partire dal campo, in casa, da un allenatore come Ciullo che comunque, voglio dire, conosciamo bene le sue squadre, riesce sempre a impostare delle partite in modo che, insomma, hai delle difficoltà ad affrontarli. Chiaro è che, insomma, eravamo andati per vincere, la partita si era messa in un certo modo, anche immediatamente, secondo me, nonostante, ripeto, la grande gara del Matera. Però probabilmente anche l'espulsione ha favorito un pochino quelli che erano i nostri piani. Espulsione giusta, secondo me, perché nessuno può giudicare meglio dell'arbitro che era un metro, e quindi chiaramente da quel momento in poi la partita è andata in un certo modo per noi. Chiaro che, ripeto, abbiamo un parco attaccanti di tutto rispetto e quando decidono di giocare sicuramente fanno paura. Penso la partita sia in sintesi questo. L'episodio dell'espulsione probabilmente ci ha favorito, ma comunque nell'arco dei 90 minuti abbiamo avuto almeno 7-8 palle gol, compreso il palo, compresa una rete secondo me regolarissima annullata a Saraniti. Però, ripeto, secondo me è il risultato giusto nonostante la grande gara anche del Una grande gara del Matera, ha sottolineato sportivamente direttore Obiettivo. Nicola Catalano, abbiamo già parlato fuori onda di quanto è accaduto in questa gara. Effettivamente l'espulsione c'era? Beh, io, ecco, magari come ha detto il direttore, l'arbitro era quello più indicato per capire se ci fosse simulazione, ma certo, a mio modo di vedere lo era. Io anche dal video il calciatore del Matera si lascia andare, quindi
per me è doppio giallo, quindi espulsione legittima. No, mi ha impressionato sinceramente la consapevolezza del Casarano dopo il pareggio, perché c'era proprio quella voglia di andare a vincerla, sì. Avendo pareggiato a 5 minuti dalla fine con un Matera in grande difficoltà che aveva speso tanto, e quindi vedere questo Casarano che ancora arrembante ha provato in tutti i modi a portare a casa i tre punti, sinceramente mi ha fatto un po' impressione, anche su un campo pesantissimo dove hanno veramente faticato tanto. Poi, come dice il direttore obiettivo, sì, il Casarano ha avuto tantissime occasioni, quella di Opola, certo. Il primo tempo è stata clamorosa. E allora quello che gli chiedo è, dopo queste giornate in cui siete stati un pochettino martoriati sulle decisioni, vedi Fasano, certo. Squalifiche dallo Iodice al mister che continua a sottolineare essere una squalifica ingiusta, esagerata, sentite un pochettino ancora più forti dopo aver reagito a queste ingiustizie con questa vittoria sul campo? Direttore. Beh, sicuramente se vogliamo parlare di ingiustizie, forse è un termine un po' esagerato dalla parte degli arbitri, nel senso che probabilmente c'è stata una svista arbitrale nei nostri confronti nella gara di Fasano, e su quello voglio dire innegabile. Ma è chiaro che quando un arbitro tira fuori un cartellino rosso, qualcosina ha visto, qualcosina ha sentito. Probabilmente non è tanto la decisione arbitrale che lascia perplessi, è quanto avviene in sede di giudice sportiva. Il giudice sportivo probabilmente dovrebbe emettere determinati giudizi sulla base di argomentazioni che dovrebbero essere un attimino, e dovrebbero usare un po' di buonsenso in più ascoltando anche le società, perché ripeto, la frase irriguardosa secondo me è giusto che venga punita, ma non con 4 giornate di squalifica. Così vanno a penalizzare il campionato, vanno a penalizzare le società e quant'altro, insomma. Questo però, è l'aspetto. Mi perdoni, lei parla di probabile errore in Fasano-Casarano, ma le immagini hanno dimostrato che è stato non un probabile errore, è stato un errore certo, gravissimo, per cui fare il politicamente corretto probabilmente, ecco, non paga. Il presidente nel post-gara Fasano-Casarano ha tuonato in maniera lecita, perché poi alla fine fare un errore del genere, e oltre alla beffa e il danno, mi perdoni, credo che non sia stato probabilmente un errore del direttore di gara, ma come sbaglia un calciatore, come sbaglia un tecnico, certo. È giusto sottolineare che l'errore gravissimo dell'arbitro in Fasano-Casarano ha penalizzato notevolmente il Casarano. Non facciamo aggiungere altro al direttore, sì, sì. Ma abbiamo Nicola Lavacca che voleva fare una domanda. Sì, sì. Direttore, buon pomeriggio. Chiaramente la rosa e l'organico del Casarano non si discutono. E volevo chiedere, il parco attaccanti è ovviamente di rilievo, di categoria superiore. Ieri hanno giocato Saraniti con lo Ioggi che rientrava, Opole, eccetera. In panchina c'erano due signori attaccanti come Perez, che poi ha segnato, e Malcore, mi sa, che è entrato nel finale. E questo un po' anche il modo di affrontare questa stagione particolare e anche ambiziosa del Casarano, cioè il saper gestire bene questi attaccanti che hanno un valore assoluto per questa categoria, e se queste due prossime gare, che valore dà a queste due prossime gare, perché affronterete la Virtus, certo. Mercoledì e poi a Nocera domenica prossima. Sì, sicuramente gestire non è semplice, ma in sede di accordi abbiamo parlato chiaramente con tutti quanti. Chi decide di sposare questa causa deve capire che non deve privilegiare il singolo, ma si deve privilegiare il gruppo. Abbiamo parlato chiaramente con tutti quanti, e quindi il discorso legato alla cimentazione del gruppo parte proprio da qua, dall'inizio. Ognuno sa quando è il suo momento, si cercherà di far giocare sempre la gli atleti più in forma in questo momento. Abbiamo avuto tantissime legate a degli infortuni che probabilmente oggi nella gestione complessiva possiamo dire di averci centellinato nella maniera migliore. È chiaro che il campionato è lungo, avremo bisogno di tutti quanti e loro ne sono consapevoli. Abbiamo solo 2 minuti prima della pubblicità e volevo che mister Clementini facesse una domanda al direttore obiettivo. Mister. Sì, direttore, buonasera. Sì. Mi piacerebbe sapere cosa sta mancando a Malcore per avere la continuità nel giocare proprio a Casarano, visto che comunque lo state utilizzando con il contagocce. È un problema fisico o si deve adattare ancora alla categoria?
nonostante lui l'abbia fatta per tanti anni, però scendendo dalla C ci può stare. No, diciamo che Giancarlo quando è arrivato a Casarano veniva da un periodo di circa 6-7 mesi di fermo perché ha avuto dei problemini fisici che ancora adesso non li ha completamente superati. Stiamo gestendo Giancarlo insieme allo staff medico per farlo arrivare a una condizione ideale. Però la situazione, chiaramente, stiamo cercando di farlo arrivare nelle condizioni migliori senza strafare, insomma, ecco, questo è il punto. Io chiuso con una domanda, mi rifaccio e vado già meglio a quello che accadrà fra due giorni, questo match, questo derby con la Virtus Francavilla, una Virtus che solo ieri, dopo 7 giornate è stata stoppata dalla Palmese, ma una Virtus che ovviamente è in gran forma. Che gara ti attendi, direttore? Ah, sicuramente sarà una, ma chiaramente sia questa che la prossima con la Nocerina avranno un peso specifico importante, benché insomma siamo ancora agli inizi del campionato. Però ripeto, secondo me, oggi quello che ha fatto la Virtus Francavilla è probabilmente meritatissimo, quello che sta facendo la Nocerina è meritatissimo, però è chiaro che gli scontri diretti poi bisogna vincerli, quindi secondo me campionato apertissimo, ancora come detto prima siamo agli inizi. E tutti vorrebbero giocarle queste gare, quindi da parte nostra ci sarà la massima consapevolezza delle difficoltà, una grande voglia di battere il Francavilla, perché arriva già mercoledì e quindi vediamo un pochino quello che succederà. Grazie ad Antonio Obiettivo, segretario, ma per noi sempre direttore sportivo ovviamente, grazie ancora e buon pomeriggio. Ciao direttore. Grazie a voi, buona serata. Grazie ancora. Velocemente, prima della pubblicità, veramente un sì o no, quanto, allora sì o no, la gara con la Virtus Francavilla, con il Casarano, può essere determinante anche per il proseguimento del campionato? Secondo me no, perché è ancora presto. Anche secondo me no. No, perché non è solo questione di scontri diretti, ci sono squadre che daranno fastidio anche quelle intermedie, chiamiamole così, per cui non credo proprio. E allora andiamo in break e poi ci ritroviamo perché dobbiamo parlare della Fidelis Andria di mister Scaringella che ha completamente cambiato pelle, lo dico io, vediamo cosa diranno tra poco gli ospiti e anche il direttore sportivo Califano che sarà con noi tra pochissimo su Antenna Sud. Bye. Bye. Torniamo in diretta, parliamo di Serie D, completamente dedicata alla Serie D. Quest'oggi la trasmissione, abbiamo già parlato di un paio di squadre andando e risalendo la graduatoria e a proposito di risalita della graduatoria, la Fidelis Andria. Fidelis Andria, mister Clementini, che ha cambiato completamente pelle negli ultimi 180 minuti, quelli appunto dell'arrivo, guarda caso, in panchina di mister Scaringella. Ha cambiato volto, che cosa è potuto succedere nella mente di questi giocatori? Sono completamente cambiati, 2 vittorie consecutive, che vittorie? Sì, sicuramente Scaringella ha trovato la chiave giusta, sia tecnica che tattica, quindi gli stessi giocatori che forse un mese fa non riuscivano ad esprimersi al meglio, con lui stanno dimostrando che comunque sono giocatori all'altezza della piazza di Andria, quindi merito a Scaringella che comunque è stato bravo subito in poco tempo a rimettere un gruppo di nuovo su per questi risultati che comunque sono abbastanza positivi fino ad oggi. Nicola Catalano, esiste realmente un giocatore che è più adatto a una piazza o meno adatto? Un po' come diceva Nicola Ragno nella conferenza stampa, adesso ha sottolineato mister Clementini, i giocatori della Fidelis che hanno voluto dimostrare a mister Scaringella e alla piazza stessa di essere all'altezza di quella piazza. Quando un giocatore è nell'altezza di una piazza non può essere giocatore, cioè uno deve, tra virgolette, no? Adattarsi in tutte le piazze in cui viene chiamato a giocare. Sì, assolutamente, però vedi Cristina, io sono più abituato a pensare, nonostante i complimenti che faccio a Giuseppe Scaringella, che è un amico, che questi risultati siano anche la conseguenza di una serie di fattori. Danucci, la storia del mister lo dice, ha fatto bene un po' ovunque, non è partito male con la Fidelis, ma è ovvio che non è che Scaringella è arrivato con la bacchetta magica, ha cambiato tutto perché è più bravo di Danucci, sono entrambi
due tecnici bravissimi. Ecco, vedi, la differenza non sta nel, probabilmente in questa rosa, nei giocatori ideali per una piazza o meno, ma nella capacità del tecnico, in questo caso Giuseppe lo è stato più di Danucci, nel tirare fuori il meglio di questi calciatori. Perché poi alla fine, ecco, anche l'episodio, la testa sgombra da brutti pensieri, da responsabilità, anche se qui giochiamo a calcio, certo. Giochiamo a calcio, può fare la differenza. Per cui, bravissimo Scaringella, anche perché ieri ha cambiato assetto tattico. Questa partita in Coppa era finita, correggimi, 6-1 per sì, la Fidelis, in cui c'era Danucci, in cui c'era Da Silva, in cui c'era una squadra che noi esaltavamo come la corazzata del campionato. Poi le cose non sono andate bene, però non me la sento di dire che Ciro Danucci non sia bravo tanto quanto Scaringella e viceversa. Voglio sentire l'opinione del mio amico Lavacca, perché tra poco ci colleghiamo col direttore. Alcuni tecnici anche celebrati, Nicola, nella storia del calcio. Assolutamente sì. Hanno fatto bene da qualche parte, in altri no. Cioè, non è quello, credo, discutere il valore di Danucci negli ultimi anni, no. Però io ho visto le gare, alcune della Fidelis, in televisione, non le ho viste dal vivo, ma mi sembrava una squadra che facesse fatica e anche con un atteggiamento tattico. A me a volte, non so, mi crea un po' di problemi vedere quando i calciatori, anche lui è stato difensore, Clementini, certo, scambiarsi questo pallone, specialmente in casa, nelle retrovie, magari gli altri si sono già piazzati. Poi non ho mai capito perché è arrivato un po' in ritardo uno come Kragl, non giocasse titolare. È un calciatore navigatissimo che ha giocato nella Serie A tedesca, certo, ha giocato nel Frosinone, nel Foggia. E guarda caso ieri la squadra, non perché Kragl abbia giocato da titolare, al di là che abbia segnato il primo gol, però è stata molto ma molto più aggressiva. E io in questo vedo un atteggiamento tattico e anche mentale diverso rispetto alle prime giornate, dove i tifosi dell'Andia, soprattutto in casa, anche in occasione della sconfitta, certo, con la Virtus Francavilla, veramente hanno fischiato, perché la squadra in effetti era pochissima cosa. Una squadra fatta di giocatori importanti, non solo Da Silva, c'è Siri, ci sono altri anche, certo, che sappiamo bene, conosciamo bene il valore. Quindi ritengo che forse Danucci non abbia inquadrato proprio al meglio questa costruzione della Fidelis, che forse era sua immagine e somiglianza, ma certo, fino a un certo punto i calciatori lo hanno seguito fino a un certo punto, e la società ha deciso di cambiare, perché essere nelle retrovie con un organico di questo tipo, le tre sorelle di quest'anno sono, che secondo me potrebbero ancora rimanere tali, sono il Casarano, la Virtus e la Fidelis Andria. Per quanto riguarda le pugliesi, perché attenzione, io lo dico sempre, la grande non è certa, una grande, grande squadra che ha dei calciatori e un potenziale anche quest'anno, pare, economico, per poter intervenire poi. Sono d'accordo. E allora andiamo ad ascoltare Gianni Califano, direttore sportivo della Fidelis Andria, che abbiamo raggiunto telefonicamente. Abbiamo avuto un problema con Skype, va benissimo ugualmente. Ben ritrovato, direttore. Buonasera, buonasera a tutti e scusate per questo mancato intervento. Assolutamente. Non ci perdono nulla. No, perché dice così, direttore, è bello comunque dal punto di vista proprio personale, guardare in faccia ai nostri telespettatori e gli ospiti in studio, ma non ci sono problemi. Allora, prendo direttore, tutto. Parlavamo in studio, abbiamo commentato questa nuova pelle della Fidelis. Sicuramente è in fiducia la squadra ed è successo dopo l'arrivo di mister Scaringella, probabilmente non solo una coincidenza, almeno per gli ospiti in studio. Cosa ne pensa la società? Ma c'è poco da pensare, da ragionare, come e perché. Personalmente sono solo concentrato solo ed esclusivamente su quello che è il presente e su quello che è il futuro soprattutto, per cui fra due giorni si gioca e la mia testa, la nostra testa è concentrata solo ed esclusivamente a quella che è la partita con l'Udinese, una partita ricca di insidie, molto difficile, con una squadra che gioca bene, per cui tutte le altre valutazioni sinceramente non me le sono fatte, non mi interessa e non ci interessa assolutamente. Nicola Catalano, una domanda per il direttore Califano. No, volevo commentare quello che lui ha detto. Ha sottolineato una cosa importante il direttore, cioè che giustamente noi possiamo stare a parlare dei tecnici, di chi ha
cambiato, di chi no, non faceva bene, però nel calcio succede. Succede che i tecnici cambiano, però le società restano. Quindi le parole del direttore, secondo me, sono parole importanti. Si pensa al futuro, perché quello che è stato fatto ieri di grandioso a Nardò ormai è una pagina passata. Si pensa al turno infrasettimanale con l'Ugento. Ecco, volevo chiedere proprio questo. Ha parlato dell'Ugento che ha perso ieri in casa, è un'insidia importante, però a questo punto non potete assolutamente più fermarvi. Un'insidia importante perché, come ho sempre detto, questo è un campionato che ci vuole grande consapevolezza, ma allo stesso tempo grande umiltà. È un infrasettimanale contro una squadra che gioca bene, sono dei giocatori molto validi, molto tecnici, e con grande entusiasmo sta affrontando questo campionato, per cui sappiamo che siamo, affrontiamo la gara consapevoli delle insidie, l'affrontiamo con grande umiltà, allora quello è giusto, ci sono i presupposti per far bene, ma questa prerogativa dell'umiltà non ci deve proprio mai abbandonare, mai, perché abbiamo vissuto un mese tremendo. E io non lo voglio più rivivere questo mese tremendo. Siamo lontanissimi da tutto, per cui non ho voglia di guardare classifiche né nulla. Abbiamo da guardare solo l'Ugento e basta. Nicola Lavacca. Sì, buonasera Califano. Io me lo ricordo nell'Alessandria, vero? Buonasera, sì, mi sono tornato un po' indietro. Vabbè, ha fatto una bella carriera. A proposito di attaccanti, ecco, che lei è stato... Io lo definivo attaccante tascabile, non si offenda. Volevo chiederle, forse adesso sta avendo anche la percezione di quale valore abbia Da Silva, non per parlare dei singoli, che è stato capocannoniere lo scorso anno col Gravina, e credo che veramente è uno di quei calciatori che possa fare la differenza in questa Fidelis, perché ha tutto anche per un salto di categoria, ma adesso nella Fidelis potrebbe veramente dare un'accelerata con le sue giocate, il suo modo di interpretare il calcio di un attaccante a tutto campo. Direttore. È un gruppo che sta facendo bene, che ha fatto bene queste due gare, ma non abbiamo fatto praticamente nulla. La percezione di Da Silva non è che la devo avere perché fa un gol a Nardò, Vasco, io lo conosco forse prima di tutti in Italia, e sinceramente può fare molto di più, non mi accontento, può fare di più, deve essere più continuo, deve sbagliare meno. Mi aspetto tanto altro da lui, però è un ragazzo generoso che lavora per la squadra, ma quando fanno bene gli attaccanti è sempre grande merito della squadra, dei tecnici, di chi mette in condizione questi giocatori di far bene, per cui da soli non si fa mai nulla. È un ragazzo molto predisposto al dialogo con i compagni, sia in campo che fuori, per cui mi aspetto ancora tantissimo da lui. Non abbiamo visto ancora nulla di Da Silva, né tantomeno da altri che abbiamo visto qualcosa di importante. Abbiamo ancora del potenziale da far vedere e mi auguro che comunque questo possa venire fuori. Ma ripeto, la testa deve essere solo a dopodomani. Noi dopodomani abbiamo una partita, una Champions League, una partita troppo importante. E questa deve essere la mentalità. Il resto siamo dietro, guardiamo di partita in partita. Grazie direttore, buon pomeriggio e grazie per essere stato con noi. Grazie a voi e scusate ancora. Arrivederci, arrivederci. Da Silva, dice il direttore, non ha ancora dato al massimo. Che contributo può dare, come giustamente ha detto Nicola, Da Silva, un giocatore come Da Silva alla Fidelis ancora? Beh, sicuramente parliamo di un giocatore importante, un attaccante che ha fatto tanto professionismo. Sicuramente adesso con Scaringella sta trovando quella serenità che gli serve per trovare la via del gol. Nardò che proprio in casa non ce la fa, mister Catalano. No, però vedendo quello che è successo dietro, dall'immagine è stato un pochettino clamoroso, perché ci sono stati degli errori grossolani, ma veramente errori importanti, dei centrali soprattutto, per cui regalare a Kragel e Da Silva quelle occasioni in quel momento con uno che è grosso, cioè che ti occupa veramente tutto il reparto offensivo, e Kragel che ha quella tecnica, in questo caso per lui è stato un gioco da ragazza attaccare lo spazio, servito dalla Silva e trafiggere il portiere del Nardò, credo che sia veramente un karakiri che il Nardò non poteva fare in casa, perché poi alla fine Da Silva regala quella stecca dai 20 metri sotto l'incrocio e c'è pochissimo da fare. Però come dice Claudio, probabilmente il problema del Nardò è che in casa prova a fare la partita, ma certo, non riesce a portare punti a casa. Una battuta velocissima anche di Nicola Vacca sul Nardò. Sì, magari, secondo me, D'Ambros, Ferreira forse avrebbero fatto qualcosa in più. Non lo so, vedo anche da un punto di vista offensivo una squadra che fa fatica.
insomma, lontano dal nardò delle scorse stagioni, no? Sì, secondo me ha qualche cosa in meno rispetto alle precedenti stagioni e sono d'accordo con lui, ieri in difesa, ma anche in altre partite, balbetta eccessivamente. E allora, ieri abbiamo detto prima nel nostro lancio, nei nostri temi, c'è stata questa Virtus Francavilla che è stata stoppata tra le mura amiche da una Palmese che avevamo già giudicato in altre trasmissioni, una bella squadra. Qualcuno ha scritto una bella squadretta, no, no, non è una squadretta, è una squadra. È partita la rivoluzione da dicembre scorso. Bravo, bravissimo. Si è salvata, la grande. Bravissimo, Nicola Dionisi ha costruito una squadra importante, messa in campo perfettamente, l'abbiamo visto in diverse occasioni, e che segna tanto, mister Clementini, segna tanto questa Palmese. E anche ieri è andata a prendere 3 punti su un campo della capolista fino a ieri, che era la Virtus Francavilla. Sì, sicuramente è una squadra che comunque è stata costruita da lontano, come diceva Nicola, da dicembre dello scorso anno che stanno formando questa squadra. Questo è evidente che comunque quando c'è una programmazione, quando si cerca di trovare gli uomini giusti, poi i risultati arrivano e questa Palmese sta raggiungendo dei risultati abbastanza positivi, come mister ieri Catalano, la vincere, vittoria a Francavilla. Certo, vincere 7 partite consecutive, e steccare poi al momento più bello in cui ti stai godendo questo primato, mentalmente che cosa può significare per i giocatori della Virtus Francavilla? Cioè Ginestra cosa deve fare adesso? Alla vigilia di un confronto diretto come quello di Casarano, beh, diciamo che noi abbiamo esaltato, giustamente decantato le gesta della Virtus Francavilla. Sì, attendo ovviamente a Dennis Magri una comunicazione. Consecutive straordinarie, però ha affrontato una squadra che effettivamente, e io lo sottolineo statisticamente, magari la Vacca potrà dircelo, è che comunque ha fatto 2 confronti diretti importanti fuori, a Casarano e a Francavilla, probabilmente qualche altro confronto fuori prendendo punti. Quindi occhio, attenti, perché poi bisogna andare lì a Palma. Ed è una di quelle mine vaganti che potrebbe condizionare. Bisogna sottolineare il punto prezioso che forse anche la vittoria gli è sfuggita all'ultimo del Martina l'altra domenica, proprio a Palma, Campania. Però è una squadra molto aggressiva, tignosa. Il capocannoniere è Volpe, in questo momento della Serie D del Girone H, insieme a Franco Sosa. E quindi la dice lunga, c'ha Peluso, ha dei calciatori di categoria. Poi si esaltano, secondo me hanno trovato una giusta dimensione per essere un po' la mina vagante. Certo. Tipo il Martino lo scorso anno. Insieme al Matera, anche che ieri ad un certo punto era terzo in classifica, attenzione. Ieri si è stravolto tutto in pochi minuti. Si è stravolto tutto negli ultimi minuti. Io volevo sapere in realtà di questa Virtus Francavilla, soprattutto Ginestra, oggi, in preparazione della gara di Casarano, voglio dire, che cosa, oltre alla parte ovviamente di tecnica, ovviamente atletica, ma cosa devi dire a questi ragazzi che hanno beccato questa prima sconfitta? Ma secondo me tranquillizzarli, cioè non è il momento di fare sicuramente processi in un giorno, 2 giorni, perché i valori tecnici anche della Virtus sono riconosciuti da tutti, non siamo qui a snocciolare i nomi, per cui credo che bisogna archiviare subito questo passo falso interno. A volte si può ribaltare il quadro facendo un'impresa fuori casa, adesso non so se può essere mercoledì o altri, in altre circostanze, per cui ritengo che debba soltanto dare tranquillità alla squadra di fare quello che hanno saputo fare fino a ieri, magari con maggiore attenzione, perché il Casarano è un'altra corazzata di questo campionato, quindi occhio soprattutto sugli avanti, sugli attacchi che porterà il Casarano per sfruttare il fattore Capozza. Tra l'altro c'è Sosa che ieri ha rischiato di segnare nuovamente, quindi anche questo attaccante in fiducia per quanto riguarda la Virtus Francavilla, non dimentichiamolo. Ma andiamo a chiedere a Dennis Magri, collega che segue con attenzione le vicende della Virtus Francavilla. Archiviare, se dovessi fare un pezzo oggi, inizierei a archiviare la sconfitta casalinga per pensare al big match con il Casarano a poche ore. Sei d'accordo, Dennis? Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te Cristina, buon pomeriggio ai tuoi ospiti e ovviamente ai telespettatori di Antenna Sud. Sì, la parola d'ordine è quella sicuramente di archiviare, però senza lasciare quanto di buono la Virtus Francavilla ha fatto vedere nelle precedenti 8 partite, perché va ricordato la Virtus ha vinto le 2 partite di Coppa, le 6 partite di campionato e soprattutto, che non fa dato diciamo ufficiale, ma ha vinto praticamente anche 4 amichevoli in precampionato contro squadre di Serie D, quindi
quello che ha detto ieri il presidente Magri è che trova riscontro e che questa squadra ha già una mentalità vincente ed è stato bravo secondo me Ginestra a trovare subito la chiave, perché di fatto si tratta di un gruppo totalmente nuovo e vincere tutte le partite come ha fatto la Virtus fino a prima di domenica sarebbe stato forse e nemmeno la normalità per una squadra che magari già dallo scorso anno si portava qualche elemento, qualche calciatore o qualche idea di gioco, e invece la Virtus, che è una squadra totalmente costruita in estate anche a livello di staff, significa che ha fatto un gran lavoro. Poi c'è questa partita con la Palmese che secondo me va divisa in due tronchi, cioè un primo tempo in cui in realtà la Virtus ha giocato male, ha concesso qualche spazio in più alla Palmese, che comunque si è confermata la squadra di cui sentivo anche prima, certo, la vostra analisi, si è confermata una squadra forte e che secondo me fino alla fine se la giocherà per il salto di categoria. Poi magari non è la favorita, ma davvero ha una bella identità di gioco. L'ho chiesto anche al tecnico della Palmese Grimaldi fin dove può spingersi questa squadra. Ovviamente, come si usa nel calcio moderno, si tirano sempre, diciamo, i remi per non sporgersi più di tanto, però insomma questa è una squadra che fino all'ultimo, insieme all'Andria, insieme al Casarano, insieme al Francavilla, alla Nocerina, secondo me si giocherà il salto di categoria. Nel secondo tempo si è vista una bella Virtus, tante occasioni create ancora una volta, e poi vabbè c'è stato qualche episodio che ha un pochino rovinato la gara nel secondo tempo. Raccontaci l'episodio del rigore che poi è diventato un angolo, se non erro, giusto? Che cosa è successo? Sì. No, di fatto è stato concesso un calcio di rigore per un fallo sulla Tagliata, dopodiché c'è stato un consulto, o meglio il guardalinea è alzato per segnalare una posizione di fuorigioco, poi c'è stato anche, diciamo, un colloquio tra l'arbitro, e lo stiamo vedendo proprio nelle immagini adesso, certo. C'è stato un colloquio con il... scusate, no, questo è il rigore della Palmese. Sì. Dicevo, c'è stato un colloquio tra arbitro e guardalinea, e poi si è deciso di fischiare un fuorigioco che comunque non era stato segnalato prima, quindi questo ha fatto un po' storcere il naso. Però Cristina, noi che eravamo presenti allo stadio, che quindi diciamo abbiamo visto tutta la partita, l'abbiamo anche raccontata, certo, nella Formula Studio Stadio, non è tanto l'episodio del calcio di rigore, anche se è quello che ha scatenato di più le polemiche, quanto un arbitraggio che è stato un continuo spezzettare la gara, un continuo, diciamo, anche perdere tempo da parte della Palmese, che a un certo punto sembrava non averne più a livello di fiato di ossigeno. Questo è l'episodio del rigore, sì, con il colloquio tra l'arbitro e il guardalinea, dove poi si è deciso di dare il fuorigioco. Ma proprio un continuo, io credo che il tempo effettivo ieri, che è uno dei temi attuali nel calcio moderno, nel secondo tempo credo sia stato, non ho i dati alla mano, questo sarebbe bello approfondirlo, ma io credo ci sia stato 20 minuti di partita nel secondo tempo, di fatto non si è mai giocato. E sono stati assegnati anche 7 minuti di recupero, di cui se ne sono giocati praticamente 2, quindi c'è stata una direzione arbitrale al di là del rigore, proprio che ha un pochino innervosito il clima. Infatti allo stadio c'era molto nervosismo, poi chiaramente la Virtus avesse vinto, quel nervosismo sarebbe passato in secondo piano. Poi è andata come è andata, è stata, ecco, una giornata storta da tutti i punti di vista. Nicola Catalano, mister. Al volo, Dennis, guardavo le immagini, le ho viste già ieri, una piccola, ecco, critica la faccio osservando e descrivendo il reparto difensivo, perché la Virtus ha preso pochissimi gol in questo avvio di campionato, sia sul rigore, parata del portiere, poi sulla respinta nessuno a protezione della porta, e sul secondo gol eravate messi, la Virtus era messa malissimo, per cui volevo un tuo parere sulla prestazione del reparto difensivo di ieri. Sì, sì, sicuramente. Allora, mancava Allegrini, che sappiamo benissimo, sì, essere, diciamo, il colosso, no? il leader della retroguardia. C'era De Nova, quindi c'era già una coppia, diciamo, tra virgolette inedita, anche se poi hanno giocato nel secondo tempo a Matera. Dopo 5 minuti è uscito Buona Volontà, che di solito è quello che si mette lì a schermare davanti alla difesa, anche se questo, diciamo, non c'entra, perché comunque sia sul rigore erano, diciamo, tutti piazzati ai limiti dell'area. Serviva sicuramente un pochino di reattività, e credo sia quello che secondo me è mancato alla Virtus Francavilla ieri, proprio la fase difensiva, non tanto la difesa quanto la fase difensiva ieri ha lasciato un pochino a desiderare, anche se come detto prima c'è stato un primo tempo in cui la Palmese sicuramente meritava forse anche qualcosina in più del pareggio. Nel secondo tempo invece è stata una Virtus che di fatto ha messo alle corde la Palmese, come ha detto giustamente Ginestra, il gol è arrivato su una ripartenza che probabilmente, se
con un pizzico di malizia in più, e questo mi ricollego al discorso che dicevi tu nella fase difensiva, con un fallo a centrocampo, certo, un fallo tattico, ti prendi sì l'ammonizione ma eviti una ripartenza, eviti anche di perdere magari una partita che forse avresti anche potuto vincere negli ultimi 10 minuti. Alla luce di tutto quello che hai detto, Dennis, come sempre con grande precisione, che gara ti attendi mercoledì delle Virtus Francavilla? Dal punto di vista mentale proprio, che reazione ti attendi? Allora, Cristiano, io sono molto curioso di vedere, perché di fatto non l'abbiamo mai vista, una Virtus Francavilla dopo una sconfitta. Questa è stata la prima, diciamo, botta per la Virtus. Adesso bisognerà capire come reagirà. E Ginesta ha detto una parola importante ieri, entusiasmo che non bisogna disperdere, perché se si va a Casarano con il cruccio di aver perso una partita, è vero che era uno scontro diretto, è vero che era in casa, è vero tutto, però adesso c'è una partita importante per la Virtus Francavilla contro una squadra fortissima, e quindi secondo me c'è anche il desiderio in questo momento della Virtus di misurarsi contro una delle squadre costruite per provare a compiere il salto di categoria, fermo restando che si tratta anche in questo caso di uno scontro diretto. La Virtus ha fatto vedere contro l'Andria delle buone cose, anche se l'Andria era ancora quella, diciamo, di un pochino spaesata, scombussolata delle prime settimane. C'è stata adesso la Palmese, adesso c'è uno scontro diretto importante contro il Casarano. È una Virtus che fuori casa fin qui le ha vinte tutte e che dovrà dimostrare anche di essere forte contro il Casarano. È chiaro che insomma sarà una partita abbastanza tosta, io credo, sia per il Casarano sia per il Francavilla, perché si affrontano due squadre per certi versi simili nel modulo di gioco, nei concetti di gioco, e secondo me sarà una partita molto divertente, simile a quella che si è vista ieri per larghi tratti della gara. Grazie Dennis, devo correre perché siamo quasi in chiusura e ho ancora un ospite, ti abbraccio, ci vediamo presto. Dennis Marghi, il collega che segue la Virtus Francavilla, ma una piccola riflessione che si potrebbe interrogare dalla Serie A fino all'eccellenza. Vai. Sul rigore, la tagliata, il guardalinee, mentre il guardalinee a Fasano Casarano, non so come non abbia fatto a vedere il gol nettissimo, non me ne vogliono quelle di Fasano del Casarano. A certo, volte ci sono queste angolazioni, come dicevamo prima Nicola Catalano, il lavoro di assistente, certo, anche sulla linea laterale. E allora andiamo a salutare e a ringraziare per essere con noi, anche se telefonicamente, il presidente del Martina, Piero La Carbonara. Ben ritrovato, Piero. Buon pomeriggio a tutti. Allora, scusami, purtroppo non ci siamo riusciti a collegare. Tranquillo, non ci sono problemi. E allora partiamo con la domanda sulla gara di ieri, una gara sentita, derby con il Fasano, non siamo qui a dire ogni volta quanto è sentita, 1-1, un punto che non accontenta nessuno, ha detto qualcuno, ma il Martina se lo tiene stretto, sei d'accordo? Ce lo teniamo stretto perché ovviamente quello è il risultato della partita e quindi non possiamo fare altro che accettarlo, però sicuramente nella nostra volontà c'era quella di vincere quella partita. Certo, assolutamente. E allora, con un po' di rammarico, mister Catalano, quindi questa pre-partita si tiene questo punto, ma avrebbe voluto vincere questa gara con il Fasano. Che cosa possiamo chiedere al Presidente? Beh, il Presidente è sempre stato molto, molto ambizioso, buonasera, certo, Presidente, lo ha sempre detto, ha sempre puntato in alto, certo, anche sì, con i giovani. Ieri c'è stato Iavolella che ha fatto una gran bella gara, pescato anche lui dall'eccellenza, dal Polignano se non ricordo male. Ieri sì, come a Palma hanno fatto benissimo questi ragazzi terribili. Allora io chiedo, Presidente, quest'anno probabilmente il girone è ancora più tosto, ma Piero La Carbonara, con la sua ambizione, con la sua società, vuole intervenire sul mercato per poter scovare un altro Palermo, oppure quest'anno sapete, siete consapevoli di fare un campionato lanciando tanti giovani ancora un po' più tranquillo? Bella domanda. Ma guarda, io penso che fin dall'inizio si cerca di scovare i nuovi Palermo, i nuovi tutti quelli che comunque lo scorso anno abbiamo avuto, però non mi sembra che in giro ci siano giocatori attaccanti in questo momento, soprattutto prime punte, che possano essere delle sorprese. Le poche certezze sono quelle che conosciamo, sono giocatori che comunque hanno un costo importante, non sempre si riesce a trovare delle alternative di quel livello, però io oggi, ancora più di ieri, ne parlavo stamattina con mister Pizzulli, sono assolutamente orgoglioso della squadra che abbiamo, che è una squadra
di tanti giovani, ma che secondo me a breve sarà una squadra pronta per affrontare nel migliore dei modi questo campionato e perché no, per aprire un ciclo soprattutto. Mister Clementini. Sì, buonasera Presidente. La politica del Martina comunque è sempre avere squadre giovani con il giusto mix di esperienza. Crede che forse quest'anno il livello del campionato sia un tantino più alto e quindi la squadra giovane non sta dando gli stessi risultati avuti lo scorso anno? Guarda, allora i fatti dicono questo, però poi bisogna analizzare partita su partita. Noi abbiamo, domenica scorsa abbiamo giocato a Palma Campania dominando la partita. Vero. Penso, voglio dire, nessuno possa dire il contrario. Che poi è la stessa squadra che ieri, che secondo me tra le prime tre in assoluto del campionato, quella la Palmese che abbiamo incontrato, una squadra molto forte. Però se qualcuno va a guardare il primo tempo, lo abbiamo dominato giocando a calcio, palla a terra, continue azioni. Io dico che sicuramente la classifica dice che siamo in ritardo rispetto allo scorso anno, però paradossalmente dal punto di vista del gioco, con una squadra con in campo la maggior parte 2001, 2002, 2003, siamo forse un passo avanti, e di questo ne parliamo spesso io e mister Pizzulli. Abbiamo quella come dire, sensazione che a breve questa potrebbe essere davvero una squadra in prospettiva molto molto forte. E allora siamo in chiusura, una domanda in breve ovviamente di Nicola La Vacca per sì, il Presidente. Buonasera, infatti avevo detto sì. Prima in precedenza di questo punto guadagnato a Palma che era stato veramente prezioso, ma giocato bene, un incontro giocato bene dal Martina che ha sfiorato in quell'occasione la vittoria. Vittoria che adesso servirebbe in casa. Come si fa a raggiungerla? Mercoledì, tra l'altro, mercoledì nel quello. Derby con il Brindisi. Ecco, appunto. Diciamo che è quello che ci manca, però è anche vero che con Coppa d'Amalfi abbiamo giocato con una squadra senza 8 titolari e speriamo di poter arrivare a giocarci le nostre partite in maniera da poter capire se anche in casa possiamo fare quello che facciamo in trasferta. A Palma non è stato un punto guadagnato, scusami se lo dico, ma assolutamente 2 punti persi, perché noi abbiamo sprecato troppo e abbiamo preso un gol in mischia a 3 minuti dalla fine che non dovevamo prendere. Però siamo fiduciosi, ripeto, già da mercoledì, Cristina permettendo, cercheremo di portare a casa la prima vittoria. Tra l'altro si incontrano, dovete sapere, la squadra che seguo ormai da 25 anni, che è il Brindisi, la seguo dal punto di vista professionale, ma la squadra della città in cui vivo è la mia seconda squadra, diciamo, del cuore, che è il Martina. Quindi immaginate, il biancazzurro domina. Ciao Pres, ci vediamo mercoledì. È un peccato, allora, che non ci saranno i tifosi del Brindisi. Peccato, questa è un'altra nota. Noi siamo per lo sport, per le porte aperte, però purtroppo. Sono d'accordo, Ormai il futuro. Grazie Pres, ci vediamo mercoledì. Buona serata. Un abbraccio. Ciao. Bene, allora abbiamo anche sfatato questa situazione del Brindisi, insomma sono 25 anni che seguo questa squadra e quindi mi sforzo veramente. Però lei non ha visto Boccolini, Franzoni, no, all'opera? No, in realtà sì, l'ho visto come mister come Boccolini. Mister, ma Boccolini, Franzoni, solo un flash. Vai, così andiamo a chiosare, dai. Senza fare paragoni di campionati che sono diversi, però il Barletta di promozione è l'unica 7 vittorie su 7 a non aver mai perso e pareggiato fino adesso. Mamma mia, che Barletta. Parliamo questa di uno squadrone. Uno squadrone come l'altro Barletta. È uno squadrone sta dominando che l'eccellenza. Però ha fatto un pareggio il Barletta di eccellenza. Mentre l'altra, in promozione girone A, 7 vittorie su 7. Insomma, stanno correndo entrambe. Il presidente entrambe. Di Michele Di Benedetto, con Di Miccoli, tutta la storia che sappiamo. Senti Nicola, tu che sai, stanno correndo entrambe e quindi ognuno, secondo me, farà la propria strada. Ognuno farà la propria strada. Ha capito subito quello che volevo ma dire. Figurati, io chiudo con una battuta. Barletta ci sono due squadre, a Molfetta credo 7-8. Sì, 7-8. Neanche a Londra ci sono 8 squadre. Per cui... Però c'è l'antica squadra del presidente che conosciamo tutti,
che 6-7 gol a partita. Sentite, anche ma non lo vedete? Uno, io voglio chiosare perché presidente altrimenti Lanza, mi uccidono. Scusi, presidente. No, salutiamo tutti i presidenti di tutte e 7 le squadre, ovviamente, ma non lo vedete? È uno spreco, unire le forze, no? Oltre ogni... Questa è la cosa di cui a volte mi chiedo sempre il perché, ma è successo in varie piazze. Evidentemente un fatto di corresponsione di obiettivi, non so se è solo un fatto finanziario. Vedremo nel proseguimento. Magari fare un'unica squadra e fare magari anche il campionato professionistico. Assolutamente, invece sarebbe bellissimo. Fare tanti rivoli, disperdersi così. E allora grazie a Nicola Lavacca, collega, ovviamente grazie che voi. Sarà buon con pomeriggio. Noi anche nelle prossime puntate, a mister Claudio Clementini, gran grazie bella scoperta te, per me ovviamente, ma non per i telespettatori dal punto di vista di opinionista e non parlo dal punto di vista calcistico. Grazie ormai al televisissimo Nicola Catalano, anche grazie lui a te, tecnico. Lo aspetto giovedì sul campo. Va benissimo. Poi mi raccontate, grazie a tutti per l'attenzione. Lunedì Puglia torna lunedì, sempre alle 15, in diretta su Antenne Sud. Grazie e arrivederci. Bye.